Dicevamo, Lazio che ha fatto la propria partita con grande decisione, con grande sportività, relegando l'Inter addirittura al terzo posto. Manovra ora la squadra bianconera nella propria metà campo, in attesa del fischio finale viene in avanti Conte, che ha disputato un'ottima partita. Il tocco sulla sinistra per Del Piero, retropassaggio a servire Montero. 47 minuti e 45 secondi, 15 secondi allo scudetto. Lancio in avanti di Montero, palla nella tre quarti campo dell'Udinese, nell'area di rigore, tra i piedi del portiere De Santi, esce dall'area di rigore, effettua una lunga rimessa all'altezza del tre quarti campo bianconera, interviene ora, vediamo, Paramatti sulla sinistra, la sottera per Zambrotta, Rotomonti, fischio del finale, la Juventus è campione d'Italia, tutta la panchina bianconera si riversa in campo, grande esultanza da parte dei 3.000 tifosi venuti da Torino, alcuni... Attenzione, forma è finita anche a Piacenza. Piacenza batte Verona 3-0. Il Piacenza rimane in A. Il Verona ritorna. La squadra bianconera si abbraccia, ora va verso il centrocampo, ma lasciamo che a raccontare l'esultanza della squadra di Lippi sia chi è più vicino ai giocatori di noi a bordo campo. Giuseppe Bisacchi in diretta per Radio 1. Com'è? Ceroni. Non si riesce veramente a sentirli, a esultare. C'è Zambrotta, vediamo Zambrotta in diretta su Radio 1, una parola sola. Indescrivibile, ci ha detto. E abbiamo Nedved, stanno passando tutti e sono praticamente 6 minuti in quanto i tifosi entrati in campo sono riusciti a spogliarli. Eppure qualcuno ancora fa segno, calmi, perché evidentemente la partita dell'Olimpico non è ancora terminata. Certo, è finita in questo istante, Di Santis, è finita con il successo della Lazio per 4-2. Ed è finita anche al Dele Alpi, Roma batte Torino 1-0, Roma seconda in classifica. Attenzione, Di Santis, non lo vedi, ma Lippi ha perso letteralmente la testa in senso benevolo, voglio dire, da metà campo lanciato verso la parte dei tifosi bianconeri a braccia levate, gioia indescrivibile per l'allenatore viareggino che è tornato sulla panchina bianconera, riconquista uno scudetto sicuramente insperato fino all'inizio di questa partita. Lippi, gioia indescrivibile, Marina che torna a Bisantis. Lippi come Malesani dunque, e chi l'avrebbe mai detto, i giocatori sono tutti sotto la curva, adesso è arrivata anche la notizia del finale dell'Olimpico, dunque Juve campione d'Italia per il 2002, molti giocatori sono riusciti a raggiungere il sottopassaggio, gli spogliatoi, gli altri sono ancora sotto la curva, proprio dove c'è Lippi, dove prima Livio Forma descriveva dell'esultanza sfrenata da parte anche del compassato allenatore di Viareggio. Attenzione perché in questo momento arriva qualche altro giocatore, cercheremo di coglierne uno al volo. Birindelli in diretta su Radio 1, una parola. Niente, nessuno, veramente sono stati travolti, abbiamo sentito solo una parola, quella che ci ha detto Gianluca Zambrotta, giocatore della nazionale, ha detto indescrivibile, basta questo per testimoniare la rincorsa. Lippi in diretta su Radio, si abbraccia con Bettega di fronte a noi, Bettega lo trascina via e lo porta via, una resta veramente incredibile, pugni da tutte le parti, c'è Del Piero, tutti vanno a spingere, Salas in diretta, grazie Ciolo, grazie Ciolo, ha ringraziato perché era lui insieme a Maresca, colui che stava ad ascoltare la radiolina, le emozioni che dà la Radio 1 e che ha dato non solo ai giocatori della Juventus, ma a tutti i nostri radioascoltatori e anche a tutti gli spettatori in tribuna, ne abbiamo visti tantissimi con le radioline. La Juventus ha vinto e c'è una resta incredibile qui a bordo campo al Fiuli. Ti restituisco però la linea, Livio. Bene, grazie al...